Buonasera, ben trovati a un nuovo appuntamento di RTTR Volley. Siamo purtroppo a raccontare la fine della corsa di Trento in Superlega. Lo facciamo in collegamento con il nostro centrale Marco Podrascini. Buonasera Marco, ben trovato. Buonasera a tutti. Allora, come va? Insomma, sono passati nel frattempo alcuni giorni. Avete un po' digerito questa uscita dalle semifinali di Superlega? Sì, ormai come si dice, meglio di ieri e speriamo peggio di domani. Ormai abbiamo chiuso un grande, grande articolo della nostra stagione e stiamo preparando la partita, diciamo, più importante della stagione, che sarà il 1º maggio a Verona. Ne parleremo, purtroppo devo tornare un po' su quello che è successo mercoledì alla BLM Group Arena perché il risultato è abbastanza netto, però comunque Trento ha sempre dato l'impressione in questa serie di potercela fare, che non sia mancato così tanto come dice il risultato. Sì, soprattutto dopo la gara 1, dove abbiamo fatto veramente una bella cosa, vincere a casa di Civitanova, che non sbaglio è la prima vittoria di Trento a Civitanova, cioè della storia. E eravamo consapevoli che sicuramente loro crescono col gioco e che giocheranno meglio. Però alla fine il risultato dimostra tutto. Alla fine dobbiamo fare i complimenti alla Lube, che ha fatto ultime 3 partite di altissimo livello, dove magari anche i set dove hanno finito con 2 punti solo, che erano in vantaggio, hanno vinto tutto loro, e dove hanno dimostrato sicuramente più esperienza e più veramente consapevolezza di giocare queste partite quando sono importanti. Allora andiamo subito a vederlo, cosa è successo mercoledì, gara 4 di semifinale playoff, la partita che poi andremo anche a rivedere questa sera in differita, ma nel servizio riassumiamo com'è finita fra Trento e Civitanova. Si chiude in gara 4 l'avventura di Trento ai playoff scudetto di questa strana stagione. La formazione di Lorenzetti, dopo un primo set in cui viene travolta dagli ospiti, avrebbe più occasioni per agguantare quantomeno la parità, ma pecca di poca cattiveria. Forse troppo impietoso comunque il 3-0 finale, visto che per 2-7 Gianelle e compagni hanno tenuto testa alla corazzata marchigiana. Si salvano la prestazione dello schiacciatore Lucarelli, 12 punti personali col 62% in attacco e 2 muri, del centrale Lisinac che infila 4 block vincenti e di Alessandro Micheletto che parte dalla panchina ma si conquista un posto in campo nel corso del match, dimostrando una maturità crescente nonostante la giovane età. Ma partiamo dal primo parziale. Sapendo di non poter più sbagliare, Litas entra sicuramente in campo con troppa leggerezza e lascia subito terreno fertile per l'avversaria, che invece si dimostra determinata a chiudere e spinge subito 6-2. La forbice si riduce e si allarga, ma la Lube non si lascia mai raggiungere fino al conclusivo 19-25. A metà set Lorenzetti decide che Coy deve lasciare spazio a Micheletto. Nel secondo parziale cambia decisamente l'approccio giallo-blu. Si comincia con concentrazione ed efficacia, Litas vola 8-3. Il solito Simon però è una spada di Damocle per la difesa giallo-blu e la Lube si porta fino a meno 1, 12-11, riuscendo a contenere ogni successivo tentativo da parte di Trento. Ci si gioca il set sul filo di lana. Leal non sta bene, Blengini schiera il giovane Jante che nel finale decisivo sui 9 metri finisce 23-25 e la Lube mette mezza mano sulla finale scudetto. Trento comunque non è doma e lotta anche nella terza frazione. Sul 22-22 ad avere i nervi più lucidi sono però i biancorossi che chiudono anche in questo caso 23-25, portando quindi la serie 3-1 in loro favore, conquistandosi il secondo posto disponibile per la finale. Si chiude così il cammino di questa Superlega con Trento che ora avrà 3 settimane per preparare l'ultimo impegno di stagione, mentre per Civitanova e Perugia prende il via un'altra, l'ennesima serie di finale scudetto. Andiamo anche a sentire i commenti raccolti a caldo al termine del match, sia quelli di casa Trento che alcuni di casa Lube, Lube che appunto continua e il suo cammino la porterà di nuovo in quel di Perugia. Sentiamo. Non è che puoi avere 10 punti di vantaggio con Civitanova. Se li vai a prendere, bisogna che li mantieni. È ovvio che l'avversario fa delle cose, però tu non devi agevolarlo, e noi in tutti e 2 set abbiamo agevolato. Nel secondo set abbiamo rimesso in moto in una situazione di battuta loro non eclatante. Dopo abbiamo resistito, però insomma ci sono state delle situazioni del contrattacco nel terzo set dove potevamo segnare un pochettino il passo e non l'abbiamo fatto.
Abbiamo entrato in partita con errori inside out, secondo me abbiamo ricevuto bene questo primo set, diverso come abbiamo fatto seconda partita qua, dove in ricezione abbiamo sofferto questo primo set, ma oggi abbiamo ricevuto bene, ma in attacco non facevamo punti e loro hanno andato sopra. Anche secondo e terzo set secondo me erano lì, ma alla fine loro hanno finito meglio questi due set. Per nostra disfortuna, come si dice, e abbiamo perso, adesso dobbiamo continuare a allenare e lavorare e prepararsi meglio possibile per l'ultima partita di stagione, che è la nostra Champions League finale. Anche oggi, insomma, il risultato è più pesante secondo me, di quello che si è visto in campo. È dura venire qua a parlare per me, ho cercato di dare il meglio di me. Per me è la prima volta per giocare queste partite, insomma, ho dato tutto, ecco. E poi, insomma, il risultato non è quello che speravamo. Fortunatamente abbiamo un'altra partita tra un mesetto molto importante, quindi non finiamo la stagione così, speriamo meglio. Niente, adesso tornare in palestra a lavorare ancora di più per essere pronti per quella finale. Trento ci ha sempre provato, Trento ha dimostrato di essere una squadra veramente, oltre che con grandi giocatori, che non molla davvero mai. Il terzo set di stasera è l'ennesima dimostrazione, non era facile, sotto 2-1 nella serie, 2-0 in casa, tra l'altro dopo che noi abbiamo rimontato il secondo set, insomma, e Trento sta lì, è una squadra di grande carattere, di giocatori importanti dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista mentale, quindi insomma siamo contenti di aver stretto i denti e di essere riusciti a chiudere la partita e non allungarla, perché sono partite che non si sa mai, qualsiasi momento può girare. È una squadra che ha dimostrato di non mollare, una squadra che io le faccio i complimenti, perché è giù e non è facile, loro provano a risalire, hanno i giocatori per farlo e non dimentichiamo che questa serie è iniziata male per noi, perché abbiamo preso in casa 3-2, quindi per noi un ulteriore complimento, perché non era facile venire qua a vincere due volte, no? Sai, è veramente difficile. Quindi siamo molto contenti, anche oggi le cose non sono andate molto bene con quello che riguarda il gioco, no? Perché Leal non stava molto bene, ha avuto un po' problemino, è entrato Marlon, le faccio i complimenti, ha giocato benissimo, un giocatore d'esperienza anche se in realtà è giovane, quindi questa è la forza di questo gruppo, per cui ennesima finale, insomma, ce la godiamo e le faccio in bocca al lupo a Trento, che spero, mi auguro che possano vincere questa Champions League. Si chiude dunque qui la serie per quanto riguarda Trento, Civitanova. Marco, cosa possiamo dire? Voi li avete affrontati entrambi, sia Civitanova che Perugia, sono due formazioni fortissime, come forte si è dimostrata essere Trento. Come la vedi questa finale? Secondo te sarà molto combattuta o una prevarrà sull'altra? Sì, ormai è il finale che si ripete ultimi 4-5 anni, ecco perché dicevo che sicuramente in questo momento queste due squadre rispetto a noi hanno qualcosa in più. Infatti il campo è dimostrato alla fine, che ennesimo anno di seguito che giocano sempre loro. Secondo me Civitanova, come sta giocando l'ultimo periodo, lo vedo favorita nelle partite di finale, perché hanno dimostrato che sono più gruppo e hanno dimostrato soprattutto che sanno giocare queste partite quanto conta, per le partite che erano decisive alla fine. Perugia può godere del fattore campo, ma abbiamo visto che in questa stagione così senza pubblico conta un po' meno forse rispetto al solito. Sì, quest'anno secondo me conta zero, perché ormai giochiamo quasi sempre senza pubblico, abbiamo fatto tante vittorie fuori casa, abbiamo perso anche tante partite, secondo me anche troppe qua a casa nostra, quindi alla fine secondo me il campo non cambia nulla. Ecco, siete stati bravi finalmente a sfatare quello che era un tabù per Trento, che non era mai riuscita a vincere alla Orosuole Forum, almeno questa soddisfazione ve la siete presa nella serie, si poteva arrivare a gara 5 forse? Sì, secondo me vedendo tutta la stagione abbiamo avuto tanti periodi belli, soprattutto post-Covid, quando siamo rientrati tutto, dove abbiamo vinto praticamente quasi tutte le partite di ritorno della stagione, e poi una bella vittoria anche contro Civitanova, contro Perugia, quindi alla fine la squadra ha dimostrato che sa giocare e sa vincere, anche solo che alla fine, come ho detto prima, Civitanova ha dimostrato che c'erano sicuramente il gruppo fluido e gioco fluido e i giocatori esperti che sanno
veramente giocare bene le partite che contano. Quindi alla fine, se diciamo chiaro, eravamo terzi dopo Supercoppa, dopo Coppa Italia, alla fine siamo terzi anche dopo il regular season, dopo i playoff. Quindi, come ho detto prima, Civitanova e Perugia hanno dimostrato che hanno qualcosa in più quest'anno rispetto a noi. Ecco, si dice che si deve sempre imparare un po' dai propri errori, quindi su cosa avete ricominciato a lavorare? Perché lo anticipavi, c'è una partita importantissima e dunque quali sono, diciamo, i fondamentali o comunque i meccanismi da rodare per andare verso il 1º maggio? Sì, ormai da ieri che abbiamo iniziato già a studiare il nostro avversario, che sarà Zaxa, i campioni polacchi, con un grande allenatore, Nikola Grbic, che ha veramente sistemato tante belle cose nel gi loro gioco. Un gioco dove lo sbagliano poco, nel senso che regalano pochi punti agli avversari. Praticamente quello che abbiamo visto fino adesso, poi come dicevi tu, ce l'abbiamo prossimi 20 giorni per prepararci meglio alla partita. Sicuramente il nostro vantaggio sarà, sapendo il gioco e tutto, conoscenza di avversario. Poi tra l'altro giochiamo a Verona, una città che è solo 1 ora da Trento. Credo che ognuno da noi almeno 5 o 10 partite ne ha fatto a Verona, tra amichevoli, tra regular season, tra i playoff. E d'altra parte loro, che non si fermano praticamente mai fino a quella partita 1º maggio, perché ieri hanno vinto contro Belchatov, semifinale di campionato loro, quindi giocheranno finale contro Jastrzębski. Adesso non mi ricordo se si gioca 3 su 5 o 2 su 3, comunque la squadra viene sicuramente allenata con le tante partite prima di quella lì. Ecco, qui ci sono, diciamo, pro e contro, perché un conto è giocare tante partite importanti, ti tiene, diciamo, il ritmo partita anche a livello mentale. Avere così tanti giorni in palestra sicuramente è un vantaggio per poter lavorare e studiare l'avversario, ma non rischia un po' di farvi uscire da quel mood? Voi siete abituati a giocare ogni 3 giorni una partita fondamentale, praticamente. Sì, infatti, la prima cosa che abbiamo detto ieri, anzi, altro ieri, che non ce l'abbiamo fretta adesso, perché è ovvio che ognuno di noi, io soprattutto personalmente, voglio fare sta partita prima possibile, però dobbiamo capire la situazione. La situazione è un po' strana, perché praticamente ce l'abbiamo 22-23 giorni per preparare a una partita secca, una partita che può cambiare tanto, non solo questa stagione qua, ma intanto le nostre carriere, perché stiamo giocando per un trofeo più importante di tutta Europa. Quindi posso dire che anche siamo fortunati, e soprattutto, come ho detto prima, giochiamo qua in Italia, quindi il fattore campo, anche se giochiamo senza il nostro pubblico, senza i tifosi, è un palazzetto che conosciamo bene ormai. Per te poi, insomma, tu hai vinto veramente tanto nella tua carriera bellissima, ti manca proprio questo. Sì, dal primo giorno, quando sono arrivato qua, sapendo già che giocheremo la qualificazione per la Champions, perché durante l'estate si diceva che Trento giocherà la Coppa Chery, invece già quel periodo lì ero molto fortunato. Poi ho detto sicuramente che c'è un motivo in più per vincere questo ultimo trofeo che mi manca, e credo che per tutto quello che abbiamo fatto dall'inizio, dalle qualificazioni in Svizzera, poi i 2 gironi tosti dove abbiamo giocato anche a casa nostra senza 2 palleggiatori, dove le vittorie erano molto importanti per vincere il 1º posto nel girone, credo che abbiamo fatto ottimo, ottimo lavoro, e sicuramente in merito di gruppo, perché siamo arrivati a questo punto qua. A proposito di Champions, tra l'altro lo abbiamo già detto, grazie anche al passaggio in finale di Perugia, comunque un primo traguardo l'avete già guadagnato perché anche l'anno prossimo si potrà giocare in Champions League, questo è già importante. Sì, importante per noi, importante per la società e città. Ormai Trento negli ultimi 10-12 anni sta giocando sempre la Champions, ormai se non sbaglio 3-4 che hanno vinto, quindi ce l'abbiamo quest'anno la possibilità di vincere un altro, quindi sicuramente un bel risultato in generale. Come ho detto prima, secondo me la stagione è andata abbastanza bene, ovvio che poteva andare meglio, soprattutto dopo gara 1 di semifinale contro la Lube, però alla fine, se parliamo chiaro, gli ultimi tre partite loro hanno dimostrato che c'hanno qualcosa in più rispetto a noi. Anche perché non lo abbiamo ricordato spesso che voi siete comunque un gruppo nuovo, diciamo, avete cominciato a giocare insieme quest'anno e siete riusciti a maturare e a crescere anche abbastanza in fretta. Consideriamo anche che c'è un campione olimpico che però era la prima stagione in Italia, quindi avete dovuto fare un lavoro, un surplus rispetto agli altri.
Sì, esatto, sono d'accordo. 5 su 7 giocatori titolari sono nuovi, a parte Lisca e Simone che sono rimasti qua, altri noi siamo nuovi arrivati. Quindi il gruppo, con tutte le difficoltà, con tutti gli infortuni che abbiamo avuto quest'anno, ha funzionato molto bene, secondo me. Alla fine eravamo terzi anche dopo la regular season, eravamo sempre in semifinale di Coppa Italia, semifinale di Supercoppa Italia, semifinale dello Scudetto. Quindi secondo me, io sono molto contento, cioè, credo che, ripeto, l'ennesima volta, possiamo chiudere l'anno con una cosa più bella. Se fosse, non voglio neanche pensarlo, il contrario, bocceresti questa stagione in toto o comunque è stata positiva? Secondo me sì, se qualcuno diceva dall'inizio dell'anno che siamo lì a un pelo da Civitanova e dalla Lube e siamo in finale della Champions, io accederò sicuramente. Torniamo col focus su questa finale di Champions League. Andiamo a vedere un estratto dell'intervista di Mister Lorenzetti che ieri era ospite di Cristiana Chiarani in Domenica Sport e andiamo a sentire come ci ha descritto questa che sarà l'avversaria per Trento in finale di Champions League. Ecco, oggi hanno conquistato la finale nella quale sono favoriti. È una squadra il cui progetto nasce da 4 anni, 4-5 anni. Prima era nata da un altro italiano che è Andrea Gardini. Gerbic non è italiano, ma lo consideriamo quasi Quasi. italiano per i tanti anni di militanza nel nostro campionato. Spero che non si offenda. Comunque, diciamo, faccio una battuta di affetto, no? Perché l'abbiamo vissuto tanti, tanti anni e in questi ultimi anni ha completato un pochettino questo percorso, nel senso che è una squadra che è 2 anni che là in Polonia vince sempre, e la vittoria è un bel, come dico io spesso, un bel deodorante, e quindi ha un'autostima molto importante, e soprattutto tutte queste vittorie gli hanno consentito di portare il suo sistema di gioco sia nella fase break che nella fase cambio palla ad un livello veramente alto. Questo è qualcosa che noi tecnici, tutti italiani, sapevamo già all'inizio del campionato, e quindi l'arrivo in finale, l'approdo in finale di questa squadra è una sorpresa per chi non conosceva questo gruppo, ma era sicuramente una delle candidate, tant'è che nel suo percorso ha fatto delle vittime illustri, oltre a Civitanova, la stessa Kazan, che voleva fortemente la finale anche lei. Queste dunque le parole di mister Angelo Lorenzetti ieri in Domenica Sport, sempre qui su RTTR. Io invece sono in compagnia di Marco Padrascian, in minuti conclusivi con lui per fare un bilancio anche personale. Marco, perché tu sei arrivato a Trento, possiamo dire com'è stata questa prima stagione che è stata diversa sicuramente per tutti, quindi non so se cambiare città avrebbe cambiato molto, vista la vita che ci costringono a fare, che ci costringe questo virus a fare. Sì, ma in generale posso dire che ho approfittato ogni giorno libero, soprattutto quando eravamo a zona gialla, che ho girato un po' la zona, cioè, in generale la città tutta, e si vede che vive per il pallavolo, che tutti sono appassionati per il pallavolo, è cosa che mi piace di più. E poi la famiglia mia, anche come ho detto prima, si è trovata molto bene qua, i figli stanno crescendo qua, quindi per adesso, a parte che era una stagione totalmente diversa rispetto a tutte le altre, molto strana per il Covid, per i tifosi, per i viaggi e tutto il resto. Credo che è stata una stagione bella e non vedo ora veramente di iniziare a giocare con i tifosi, perché così adesso, a parte che è rimasta solo una partita, però veramente diventa noiosa per noi atleti, per dirigenti e soprattutto per il pubblico che manca tanto in palazzetti. Sì, tra l'altro giocare una finale in un palazzetto importante come Verona senza tifosi sarà veramente strano. In merito a questo, però, diciamo che tu hai tanti compagni che sono anche molto molto forti, ma per quanto riguarda forse anche l'esperienza in finale, tu farai un po' il punto di riferimento in squadra. Ci sono tanti giocatori come per esempio Nimir, che abbiamo visto anche un po' spaesato in partite importanti, lui è fortissimo, magari serve un po' un punto di riferimento, di grinta, di mantenere i nervi saldi anche in momenti così delicati. Sì, ma dobbiamo come sempre vincere e giocare come il gruppo, perché ovvio le partite così importanti vince il gruppo, difficile che vince un individuo.
Io credo solo che non si ripete il risultato della mia ultima finale della Champions, che no, abbiamo perso contro Kazan 3-0, quindi diciamo che speriamo che questa volta vada diverso, che diciamo noi. Anche Trento ha perso l'ultima finale di Champions contro il Kazan, quindi ne abbiamo abbastanza. Beh, grazie Marco. Per era essere sempre il Kazan comunque. Sempre il Kazan, era 3-2 però. Sempre, sempre. In questo caso l'avversario è diverso, quindi speriamo che cambi l'esito. Grazie mille Marco Podrascini per essere stato con noi. Grazie a te, è sempre stato un piacere. Grazie, noi però restiamo qui, restate con noi, c'è qualche minuto di pubblicità e poi vi abbiamo preparato una sorpresa sempre in tema Champions. Rieccoci insieme a Reti TR Volley, abbiamo salutato Marco Podrascini dopo aver fatto un po' il punto sull'attualità e sul prossimo futuro della squadra e visto che manca ancora qualche settimana, questo primo maggio, abbiamo deciso di fare un piccolo tuffo nel passato per rivivere tutte quelle che sono state le finali di Champions League di Trento. La prima si giocò nel 2009 in quel di Praga, tra l'altro l'allenatore della formazione che Trento troverà in finale quest'anno ai tempi giocava proprio con la formazione trentina. Allora viviamo Praga 2009, finale di Champions League. Praga Final Four di Champions League 2008-2009. La Trento di Stoichev ribalta ogni pronostico e alla sua prima volta in una fase conclusiva di un torneo europeo vince la semifinale fratricida contro Macerata in soli 3-7, qualificandosi alla finalissima del giorno dopo, dove troverà i greci di Salonicco che a loro volta hanno escluso dai giochi i russi dell'Iskra. La finale comincia con un set fin troppo facile per la formazione italiana che chiude 25-12, ma i giochi sono diversi e nel successivo i greci lo dimostrano imponendosi 21-25. Il terzo set va ai vantaggi e Trento riesce a spuntarla sul filo di lana 26-24, 2-1. In un quarto set a sua volta combattutissimo, gli azzurri contro i greci combattono punto su punto, 22 pari. Errore dell'Irakis al servizio, per Trento va sui 9 metri Matej Kaczyński, prima battuta, ace. Insidiare l'ipotetico muro adesso, attenzione, arriva l'ace, sì. Due match point per Trento. 24-22, torna al servizio il martello bulgaro, la palla va giù di nuovo, secondo ace. Dentro devi tirare. Così. Difesa difficile, così. finisce qui. Esplode la gioia degli ottimisti, la curva giallo-blu che ha macinato i chilometri pur di assistere a questo evento che entrerà nella storia. Era il 5 aprile 2009, la prima volta in cui Trento salì sul tetto d'Europa. La prima volta si sa resterà sempre nel cuore. In panchina siedeva mister Radostin Stoichev, in campo il sestetto con la regia di Nicola Gerbic. Vissotto, l'opposto brasiliano, la sua prima stagione in giallo-blu dopo la partenza di Nikolov. In posto 4 una coppiata indimenticabile, il giovanissimo Matej Kaczyński e il polacco Michal Winiarski. Al centro Birarelli e Riad, Andrea Bari il libero. In panchina Della Lunga, Stefanov, Zigarlo, Piscopo, De Paola. Una partita indimenticabile anche per il palazzetto rovente, che ha regalato anche momenti di cronaca non bellissimi per l'eccesso di esuberanza di alcuni tifosi, non certo quelli trentini. Tra loro invece i gialloblu tanti erano partiti nella notte in auto alla volta di Praga. Pochi credevano che si sarebbe potuto vincere contro quella Macerata che già nel 2009 era acerrima nemica per le fasi finali e sicuramente più esperta. Vedere Kaczyński e compagni così autorevoli e determinati in campo in semifinale ha fatto ricredere molti e infatti solo 24 ore dopo la vittoria della finale, a dimostrazione che a volte i sogni diventano realtà. Il sogno europeo di Trentino Volley cominciò con quella coppa alzata nel cielo di Praga nell'aprile 2009, prima Champions League in bacheca. E con queste bellissime emozioni che speriamo siano di buon auspicio ci fermiamo, RTTR Volley torna lunedì prossimo alle 21 sempre qui su RTTR, ora invece andiamo a vedere un'altra partita, quella che purtroppo ha decretato l'uscita dell'Itas dalla corsa allo scudetto alla BLM Group Arena, Trento Civitanova 0-3. Appuntamento alla prossima settimana, ciao!